questo progetto si chiama MurArt, l'arte sociale, ed è stato finanziato dal CSV nell'ambito del bando avviso promozione 2024, prima edizione. E questo l'abbiamo chiamato il muro della legalità e ne vedrete delle belle. I tappi colorati continuano a generare bellezza nella città di Foggia, stavolta rappresentando e diffondendo il tema della legalità attraverso la riqualificazione di una zona periferica oggetto di affissioni abusive, ovvero il muro esterno del campo da baseball in via Gramsci nel quartiere CEP. Si tratta del progetto di arte partecipata denominato MurArt, iniziativa promossa dall'associazione di promozione sociale So Bellicose, supportata da altre associazioni ed enti del territorio, finalizzata alla riqualificazione urbana attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza. È sempre una cosa appunto di onore per noi, perché il messaggio è dato per i bambini. Infatti la rappresentazione sarà un fumetto dell'albero della legalità con due bambini che innaffiano. Siamo a metà dell'opera, perché la prima parte è stata quella di coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione di queste scritte con i tappi. Adesso arriverà il nostro amico, il grande artista locale Vito Moreno, che realizzerà il disegno al centro. Ogni tanto qualcuno si fermava per vedere, allora noi gli chiedevamo se volesse mettere il tappo, e in tanti hanno partecipato, più di una sessantina di persone, e noi stiamo realizzando un video che poi monteremo e vogliamo promuoverlo in tutte le scuole. Ciao, 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 ciao a tutti, ciao. Gli amici di Antenna Sud. Ciao. Ciao.